sto bene, ho saltato i primi 7-8 giorni di ritiro, ma mi sono allenato da solo, a parte con un preparatore, quindi sto bene, ho superato tutti i vecchi problemi fisici, quindi sono pronto al 100% per iniziare alla grande. Conoscevi già qualcuno della squadra prima di arrivare? Sì, di nome ne conoscevo tanti, come Orsolini, gli italiani destro, Falcinelli, ovviamente adesso avrò modo di conoscere un po' meglio tutti quanti, però vedo che è un bel gruppo, bello unito, c'è un bel ambiente, quindi sono contento. Quindi cosa ti ha dato la stagione scorsa anche a livello psicologico? Perché tu sei uno che in carriera il dazio con la sfortuna si spera che tu l'abbia già pagato tutto. La stagione scorsa è stata forse la prima vera stagione vera, la senti un po' così, quella alla spalla? Sì, assolutamente, mi serviva una stagione così dopo tutto quello che ho avuto, una stagione in cui ho trovato partite, continuità e ho messo minuti nelle gambe, adesso mi aspetto qualcosina in più, soprattutto da me qui a Bologna, perché sento che ci sono le possibilità. Tu nasci destro, però l'anno scorso, essendoci Lazzari anche sulla fascia destra, ti sei abituato anche a giocare a sinistra, quindi puoi giocare su entrambe le fasce. Sì, ma non è importante quello, ci penserà l'allenatore, io posso giocare ovunque, quindi sono disponibile a giocare ovunque. Il fatto che la prima gara sia appunto con la SPAL? Sarà sicuramente emozionante, sono contento di ritrovare subito i miei vecchi compagni, il mio vecchio ambiente, ma indipendentemente da questo vorremmo comunque portare a casa i 3 punti. In generale in Italia c'è carenza di terzini, pensare magari alla nazionale anche passando dal Bologna? Adesso penso al Bologna, voglio fare bene qui e sono sicuro che quello sarà uno step successivo che arriverà di conseguenza, l'importante è fare bene qui. C'è anche la voglia, immagino, di convincere il Bologna, visto che a fine anno c'è poi un riscatto, anche se sostanzialmente è obbligato, però insomma la voglia anche di convincere un club che ha puntato su di te. Sì, ma quello arriva prima di tutto per me stesso, nel senso che ci tengo a fare bene, il Bologna ha puntato su di me e vuole che io faccia bene, quindi siamo tutti orientati verso la stessa direzione. Sono contento e quindi non vedo l'ora di iniziare al più presto la stagione vera e propria. Prime impressioni con Inzaghi sul campo, allenamenti subito abbastanza intensi? Sì, intensi, cura molto la tattica e i dettagli che sono fondamentali a mio parere sul campo, quindi sono contento, si vede che è uno che ha giocato a calcio, sa di calcio e per me è sicuramente bellissimo lavorare con lui. Alle prime sensazioni il 3-5-2 di Semplici come differisce da quello di Inzaghi, da quel poco che hai potuto capire in questi primi giorni? Sicuramente qualche differenza c'è, come ad esempio il fatto che la mezzala non si allarga mai e quindi diciamo l'esterno è padrone totale della fascia, e questo comunque non mi dispiace perché almeno ho libertà di azione, quindi insomma qualche differenza c'è, però alla fine è un 3-5-2, sono abituato a giocare con questo modulo e quindi posso dire la mia sicuramente. Tu tra l'altro il 3-5-2 l'avevi già provato con Conte alla Juve, giusto? Vedi qualche analogia magari? Sì, alla fine il modulo è quello, quindi alcuni meccanismi sono simili, poi ovvio che ognuno la interpreta a modo suo e ha delle sue differenze, però alla fine grosso modo sono tutte e tre simili, ecco. Abbiamo letto nella tua scheda per Vlada Bogna che nasci tennista. Sì, giocavo anche a tennis, mi piaceva molto, ero molto bravo e poi all'età di 13 anni ho dovuto prendere per forza di cose una decisione, e diciamo che il calcio era la cosa più semplice da fare perché ero seguito da una società, poi mi aveva chiamato la Juventus e quindi insomma era la scelta più logica, anche se comunque ero bravo anche a tennis e sarei stato curioso sicuramente di vedere dove sarei arrivato. Più Federer o più Djokovic? Federer, sempre. Uno ti piace la tecnica? Sì, è troppo più bello da vedere, quindi scelgo sempre lui. Quindi anche a Nadal? Tutti. Ti chiedo, che ambizioni hai per questa stagione, non tanto per te quanto per la squadra, visto che in questa Serie A ovviamente le prime 6 fanno un campionato a parte, poi le altre ogni anno, insomma la classifica è abbastanza fluida. Ma sicuramente vogliamo fare una stagione migliore rispetto a quella di quella passata del Bologna. Vogliamo arrivare a 50 punti, vogliamo arrivare a giocarci la sfida di Coppa Italia con la Juventus e poi vediamo quel che succederà. Di più vedremo, però i nostri obiettivi iniziali sono questi, insomma. Centrare questi non sarebbe già male, ecco. Sì, infatti quelli lì sono gli obiettivi che noi ci poniamo, poi quello che verrà di più lo valuteremo più avanti.
Senti, se ne è parlato tanto, forse che troppo, me lo chiedo anche a te. Impatto di CR7 sul calcio italiano, l'idea di marcare uno così, anche tutto lo show mediatico magari che si porta appresso, magari anche il maggior seguito all'estero su un campionato come il nostro. Sì, sì, sicuramente il campionato italiano verrà seguito di più e sarà bellissimo comunque incontrarlo, perché è un mio idolo, ma penso un idolo per tanti giocatori della Serie A, quindi è bellissimo vedere un calciatore del genere arrivare nel nostro campionato. È il Federer o è più Djokovic lui? Lui è più Djokovic, però preferisco lui a Messi in questo caso rispetto a Federer e Djokovic. A Federer. Sì. Grazie. Okay.